Sceneggiatore nato a Canzano nel 1979, Pietro Albì, pseudonimo di Pietro Albino di Pasquale, pubblica con la casa editrice Uovo Nero il suo primo romanzo Farfariel. Autore di testi teatrali, televisivi e cinematografici, con il suo esordio letterario, Pietro Albì omaggia il ricordo di suo padre attraverso le pagine di quello che può essere considerato un romanzo di formazione. È la storia di un bambino di 10 anni che nel 1938 deve affrontare due grandi problemi, la povertà e la polio. Ma nonostante le difficoltà riuscirà a superare le grandi prove della sua vita e a riscattarsi attraverso lo studio. Questo romanzo ha a che fare con l'Abruzzo, lei è abruzzese perché è di Canzano e l'ambientazione del romanzo è Canzano per l'appunto. Sì, ha a che fare con il mio paese, con Canzano, ma in qualche modo è reale, perché è la storia di mio padre, quindi la conosco molto, molto bene. Sono cresciuto con i racconti di mio padre e quindi ho cercato di dire tante bugie, ma nelle bugie di raccontare tante verità. In questo romanzo si affaccia un personaggio particolare che dà il nome, il titolo anche a questo romanzo. Chi è Farfariel? Farfariel è il diavolo, è un diavolo che è dentro ognuno di noi, o forse sono io. Sono io che attraverso la letteratura, l'artificio letterario, ho ritrovato mio padre. Ma mio padre com'era da bambino quando aveva 10 anni? Tanti anni fa, nel 1938. Dentro ognuno di noi, ripeto, c'è un Farfariel, quindi il diavolo ci mette sempre di fronte a noi stessi, quindi alle sfide più grandi, e sta a noi riuscire a superarle, a trovare gli strumenti per superare le piccole grandi difficoltà della vita. Farfariel entra direttamente nelle pagine del romanzo, aggiungendo e talvolta cancellando perfino graficamente capoversi a proprio piacimento, divenendo così egli stesso autore del libro. In collaborazione con alcune associazioni del Teramano, la casa editrice Uovo Nero con Farfariel partecipa anche a un concorso scolastico per videorecensioni. È un concorso di videorecensioni che vuole avvicinare i ragazzi alla lettura del romanzo e quindi in 2 minuti i ragazzi delle scuole medie della provincia di Teramo possono fare una piccola videorecensione del romanzo. E i premi sono delle lim e dei tablet, perché purtroppo nelle scuole mancano spesso lim e tablet. Questa è la generazione che scrive di più da sempre, quindi tutti scrivono, l'importante è essere costanti e avere gli obiettivi, quindi perché no? Bisogna scrivere. Io penso che tutti possono scrivere e che non c'è niente di male. Cioè, vorrei sfatare un po' questa parola scrittore, lo scrittore, no? Quindi, però sarebbe bello se oltre ai tweet Facebook, no, si riuscisse poi a praticare una scrittura un po' più, diciamo così, impegnativa, che richiede più costanza. Quindi invito tutti a scrivere. Un po' ogni giorno, però per scrivere qualcosa di più lungo di un tweet o di un post su Facebook. E magari anche a leggere poi. Ma guardi, credo che quando si scrive è impossibile non leggere, no? Chi ama scrivere, chi ama scrivere veramente deve leggere, è un bisogno proprio come respirare. Non si può fare a meno di leggere, quindi scrivere può essere un modo anche per leggere di più.